neurocistocercosi. Che cos'è esattamente e come si cura? È un parassita, viene assunto attraverso l'alimentazione, soprattutto carne di maiale, e praticamente liberandosi queste cisti attraverso l'apparato gastrointestinale penetrano nel sangue a livello del cervello. Noi in Italia non abbiamo possibilità di una cura se non attraverso l'importazione di un farmaco che si chiama Biltricide o Praziquantel, per quel che riguarda proprio il nome commerciale. Lo importiamo dalla Germania, ma c'è anche da dire che i nostri casi di neurocisticercosi sono estremamente limitati. Io credo nella mia carriera, in 30 anni, di averne visti non più di due assolutamente di persone europee e soprattutto di tedeschi che consumano molta carne di maiale, spesso anche mal cotta, che può determinare questo parassitismo. È sicuramente invece una patologia un pochettino più frequente in zone dove effettivamente la macerazione della carne e la conservazione della carne non sono adeguate. Il problema è che spesso non riusciamo ad avere a disposizione le medicine per curare queste infezioni, ripeto, perché sono pochi gli stabilimenti che producono questo tipo di medicine e queste vengono considerate, noi le chiamiamo malattie neglette, che significa malattie che sono un po' abbandonate dal punto di vista della cura, perché la produzione di queste medicine rende poco all'industria farmaceutica. Sono medicine a basso costo, quindi il fatto di avere un costo relativamente basso e una produzione relativamente modesta impedisce poi di fare dei trattamenti adeguati. E probabilmente sono cure lunghe, anche di anni. Purtroppo bisogna calcolare che l'ecografia non è un imaging veramente specifica per quanto riguarda la neurocisticercosi. Specifica per diagnosticare e per vedere se il trattamento è efficace, purtroppo serve una risonanza magnetica cerebrale o un attack cerebrale. L'ecografia non è così tanto sensibile da poter dire sì, ci sono le cisti, stanno guarendo, oppure sono ferme, oppure abbiamo bisogno di cure diverse. Quindi c'è questo grosso limite.